Dio vi benedica a tutti, è un'allegria vedervi oggi. Grazie per essere venuti, Dio ci ha dato la gola per lodarlo. La testimonianza di una sorella della Chiesa che aveva il cancro in gola, e nello studio biblico, ha sentito come un bisturi che le stavano passando questo bisturi in gola. Perché lei non poteva cantare, diceva a Dio, io voglio cantare. In mezzo allo studio biblico la sorella insegnava e lei sentiva questo bisturi nella sua gola, si è infiammato il collo e alla fine dello studio biblico si sentiva il collo enorme e da un istante all'altro è iniziato a sgonfiarsi e ha potuto cantare, è andata al medico, il cancro non c'era più, che bello, che meraviglia, un'altra testimonianza di una sorella che aveva il cancro nella tiroide. I medici le hanno detto "Non potrai più parlare". E l'hanno fatto un intervento chirurgico e lei diceva al signore "Io voglio cantare, io voglio lodare Dio, guariscimi". Ha sognato con la nostra sorella Maria Luisa, nel sogno le diceva "Fai questa terapia, canta in questo modo, ripeti queste parole, fallo tante volte al giorno" e dopo 15 giorni era guarita alla voce per cantare al Signore, gloria a Dio, meraviglioso. Riceviamo la nostra sorella Maria Luisa, che allegria e godremo di questa benedizione meravigliosa. Gloria a Dio. Buonasera, Dio vi benedica, miei cari fratelli e sorelle. Potete sedervi. Un saluto anche con tanto affetto a tutti coloro che ci vedranno in questo video in questo studio biblico uno studio biblico meraviglioso siamo pochi oggi ma grande è il nostro cuore e siamo qui con la presenza del Signore pertanto siamo numerosi perché l'allegria è grande e la presenza del Signore riempie tutto lui copre tutto bene oggi parleremo di un tema che riguarda la nostra vita quotidiana come esseri umani. E quindi leggeremo e parleremo di un tema che riguardano alcuni consigli per le coppie, per il matrimonio. Una coppia, quando vive come marito e moglie, sia che abbia realizzato il proprio matrimonio a livello civile, sia semplicemente questa coppia si è compromessa nel vivere insieme e formare una famiglia, senza aver firmato nessun documento. Questo è un matrimonio, per Dio, quando un uomo e una donna prendono la decisione di vivere insieme perché sono innamorati, perché si amano e vogliono formare una famiglia. Magari non riescono a celebrare il loro matrimonio per qualsiasi motivo, tuttavia essi prendono la decisione di vivere insieme. Davanti a Dio questo è già un matrimonio, il fatto che vadano a vivere insieme, perché Dio non guarda le firme poste sui documenti, ma guarda la decisione che quell'uomo e quella donna hanno preso di reciproco accordo. Si fanno una promessa dunque, che l'uno vivrà per l'altra e che si ameranno e che formeranno una famiglia per la società. E i figli del Signore sono una famiglia che serve il Signore. E così leggiamo in Efesini, capitolo 5. Efesini, capitolo 5. Qui troviamo un insegnamento da parte dell'Apostolo Paolo. Noi sappiamo che tutti gli insegnamenti dell'Apostolo Paolo furono rivelati da Dio e quindi l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, riceveva gli insegnamenti da parte di Dio, riceveva la dottrina, dottrina che fino ad oggi è approvata è confermata dallo Spirito di Dio nella nostra vita, nella nostra congregazione. E nel verso 1 di Efesini, capitolo 5, dice, Siete dunque imitatori di Dio, come figli carissimi. Dice di essere imitatori di Dio e camminate nell'amore camminate nell'amore come anche cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi infatti cristo fu un'offerta e sacrificio a dio come un profumo di odore soave camminare nell'amore significa non praticare il peccato 3 ma come si conviene ai santi, né fornicazione, e quando si parla di fornicazione si parla anche di adulterio, dice, ma come si conviene ai santi, né fornicazione, né impurità alcuna, né avarizia siano neppure nominate fra di voi. Verso numero 4. Dice, lo stesso si dica dell'oscenità, del parlare sciocco. E della buffoneria, che sono sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. Quindi tutte queste cose non convengono, come la buffoneria, le volgarità, ma piuttosto dice abbondi il ringraziamento davanti a Dio, che le vostre azioni siano giuste. E nel verso numero 6, passiamo al verso 6 che dice. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disubbidienza. Sette: Non siate dunque loro compagni, quindi non partecipate a quelle compagnie che praticano tutti questi peccati. Non partecipate con loro, poi, dice nell'otto: Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce, nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Dice che in passato noi eravamo tenebre, cioè ignoravamo la via del Signore, ignoravamo l'esistenza del Dio vero. E per quel motivo si dice che noi vivevamo nelle tenebre. Ma che ora siamo luce nel Signore, perché il Signore Gesù Cristo ci sta illuminando con la sua luce, con la sua dottrina, con il suo vero Vangelo. E lui ci insegna a vivere rettamente, a vivere in santità. E adesso passiamo alla lettura del verso numero 21. Passiamo alla lettura del verso 21 che dice tra le tante cose, quindi dopo aver letto che dobbiamo allontanarci da tutti i peccati, perché chi pratica qualsiasi tipo di peccato non cammina nell'amore di Dio, non ha amore. Quando noi diciamo che abbiamo amore, è perché non stiamo praticando il peccato. E fra questi peccati ce n'è uno che è l'infedeltà nel matrimonio, a volte, oppure le incomprensioni, o la mancanza di rispetto tra una coppia che vive come marito e moglie. Quindi la mancanza di rispetto. È un peccato se la coppia non si rispetta reciprocamente e non prende sul serio la, le proprie responsabilità o la decisione che ha preso di vivere insieme. Se questa coppia non prende queste cose sul serio, allora quella coppia viola il comandamento di Dio e non vive nell'amore, perché manca l'amore in quella coppia così facendo. Infatti, la Bibbia dice di amare il prossimo. Il Signore ci insegna così. E nel verso 21 insegnava l'Apostolo Paolo dicendo: Sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio. Dice poi nel 22, Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come se foste sottomesse al Signore. Quando dice di essere sottomesse ai mariti, non significa che devono essere umiliate, non significa che le mogli devono essere le schiave o le serve del marito. Essere sottomesse significa appoggiarsi, cioè avere un appoggio nel proprio compagno, nel proprio coniuge. Quindi fa un paragone e ci dice... Mogli, come voi siete sottomesse ai vostri mariti, siate sottomesse anche al Signore. Ed è vero, perché noi ci appoggiamo al Signore. Quando noi abbiamo un problema, una tribolazione, ricorriamo alla preghiera. Viviamo un dolore, una difficoltà, una sofferenza e cosa facciamo? Andiamo in chiesa e chiediamo la profezia per vedere cosa Dio ci dice. Cosa mi dice lo Spirito Santo? Qual è la consolazione che mi darà Dio? Come mi potrà aiutare il Signore ad uscire da questa difficoltà? Da questa cosa che mi produce tristezza e dolore? Io vado affinché il Signore mi parli. In quel modo io mi sto sottomettendo al Signore, perché Lui è il mio appoggio. Lui è il mio consigliere. Il Signore è il mio maestro. È mio padre. È il mio amico, è il mio aiutante, il Signore è colui che mi ascolta, ascolta le mie parole sia di tristezza che di allegria, ascolta quando sono angosciata, sa se sono felice o no, sa quando sono triste. Tutto ciò significa essere sottomessi a Cristo e noi siamo sottomessi al Signore. Vi sembra una cosa brutta questa sottomissione? No, non è brutta questa sottomissione. Vedete, è una bella sottomissione. Perché noi siamo sottomessi a Cristo. Che bello, perché così facendo noi apprezziamo e amiamo il Signore, lo rispettiamo. Ecco perché qui l'Apostolo Paolo fa un paragone tra l'unione di una coppia, chiamata matrimonio, e lo paragona a Gesù Cristo e la sua Chiesa. E dice, mogli siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore. 23. Poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. Ed egli stesso è salvatore del corpo. Quindi la Chiesa è il corpo, Gesù Cristo è il salvatore. Dice così questo verso 23. Dice che il marito è capo della moglie. Sì. Perché il marito, cioè l'uomo, è più forte fisicamente della donna. L'uomo non piange per qualsiasi stupidaggine, non si mette a piangere per tutto. Mentre la donna, quando le succede qualcosa, comincia a rattristarsi e a piangere, si avvilisce, diventa pessimista, sente che il mondo le crolla addosso. Allora, il marito, siccome è più forte, non piange e dice alla moglie, basta ormai, è tutto passato, aspetta, stai calma, vedrai che arriveranno giorni migliori. Tutto questo ha una soluzione, non ti preoccupare, non piangere, non diventare triste. Risolveremo questa questione. Quindi, siccome l'uomo è più forte, allora diventa il capo della moglie. E Dio è saggio. Soprattutto quando ha fatto questa cosa, quando ha istituito tutto questo. Perché la donna è più sensibile, è suscettibile, mentre l'uomo è più forte. Magari anche lui sta soffrendo, ma non lo dimostra. Allora, se la donna sta soffrendo, è triste per un problema, una tribolazione e anche suo marito comincia a piangere dalla paura, dallo spavento, allora la donna. A chi si appoggerà? Da chi riceverà consolazione se entrambi piangono e sono tristi? Ma Dio è saggio. Ecco perché Dio ha creato l'uomo più forte in tutti gli aspetti, dal punto di vista fisico. Perché non è la stessa cosa ricevere un pugno da parte di un uomo e un pugno da parte di una donna. Pertanto l'uomo è forte sotto tutti i punti di vista, ecco perché diventa il capo della casa e della famiglia. E questo marito è paragonato a Cristo che è capo della Chiesa. Quindi siccome Cristo è capo della Chiesa, da qui in giù questo corpo siamo noi, la Chiesa. Ed è bello questo paragone perché noi come chiesa ci sottomettiamo al Signore, a Lui ci rivolgiamo piangendo, con Lui ridiamo, ma il Signore non si mette a piangere insieme a noi, anzi ci consola e ci dice abbi pazienza, non ti affliggere, io ti risolverò questo problema, vai avanti, confida in me, Devi pregare, credere che io ti aiuterò. Questa è la consolazione che Cristo, come capo della sua sposa, cioè della Chiesa, offre. Perché Cristo offre questo. E noi riceviamo questo da parte del Signore, perché noi siamo la Chiesa, il corpo. Mentre Cristo è il capo della Chiesa. Pertanto noi dobbiamo essere sottomessi a Cristo. Parlando quindi di un matrimonio, di una coppia che si è sposata, non per forza in chiesa con la cerimonia, ma che è una coppia che viene in chiesa, che quindi conosce la dottrina di Dio e che vive questa coppia come marito e moglie. Sottomessi alla dottrina del Signore, si devono amare entrambi, apprezzarsi, rispettarsi e poi dice nel verso 24, perciò... Come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mi piacerebbe che i fratelli giapponesi leggessero il verso 24 in giapponese, a voce alta. Perfetto. Che bello. Bello. Io l'ho interpretato perché lo sto leggendo. Quindi dice che le mogli siano sottomesse ai loro mariti in tutto. Ma ci sono donne che oggi si sentono umiliate con questo verso. Dicono no, ma perché noi donne dobbiamo vivere sottomesse ai nostri mariti? No, tutto questo era nell'antichità, adesso c'è la modernità. Ma questo verso è stato mal interpretato dal mondo. In verità, queste parole sono molto belle, perché Dio ci insegna che nel matrimonio le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti, perché sarà il marito che consolerà la moglie, che l'abbraccerà, che la solleverà, che l'aiuterà ad andare avanti nella vita, a lottare. E così noi lo facciamo col Signore. Se noi non avessimo Dio, se non fosse per lo Spirito Santo, cosa ne sarebbe della nostra vita? Una vita triste, piena di infelicità, sconsolati, senza avere qualcuno senza avere un appoggio, un consolatore, senza chi ci possa dare la forza per andare avanti. Ma grazie a Dio, nella sua sapienza e con questo paragone meraviglioso con il matrimonio, il Signore ci aiuta. Stiamo parlando del matrimonio all'interno della Chiesa del Signore, una coppia che si è unita sotto la dottrina del Signore. E nel verso 25 dice, Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. E sta dicendo che i mariti, gli uomini quindi, se è necessario, devono dare la propria vita per la moglie, per la loro compagna, per la loro coniuge. È difficile. Alcuni mariti diranno no, io non darò la mia vita per mia moglie, no, piuttosto la metto in palio alla lotteria, dicono così in alcuni posti, la metto in palio alla lotteria, no, amo mia moglie, amo la mia compagna perché Dio mi ha dato amore, perché Dio mi ha fatto sentire che come io Amo Dio e mi appoggio a Lui, allora io faccio la stessa cosa con la mia compagna, con colei che ho al mio fianco perché Dio me l'ha data. E se ci sono delle difficoltà, delle incomprensioni, è molto semplice pregare il Signore, chiedere a Dio che ci sia comprensione e affetto nella coppia. Amore, pazienza, tolleranza. Rassegnazione a volte affinché Dio aiuti quella coppia e quella coppia vada avanti, onori Dio con la propria unione perché il matrimonio è per onorare Dio e un matrimonio ben consolidato sta onorando Dio. Perciò, in questo verso 26, dice, dice che Cristo ha amato la sua Chiesa e ha dato se stesso per lei, per la Chiesa 26, per santificarla, avendola purificata con l'avracro dell'acqua per mezzo della parola di Gesù Cristo. Oppure Dio, che è la parola, e dice che con quella parola santificò e purificò tutti coloro che si convertirono e che si convertiranno a Cristo Gesù, la parola di Dio. E in quel modo, simbolicamente, siamo lavati, siamo purificati e santificati davanti a Dio. Tutto lo sforzo che ha fatto il Signore Gesù Cristo per perfezionare la sua Chiesa. E quello sforzo lo deve fare anche un uomo e una donna per vivere felici all'interno della coppia e così compiacere il Signore ed entrambi siano felici. In questo modo quella coppia può servire il Signore. In quel modo Dio dà a quella coppia dei doni spirituali, usa quella coppia, dà il sostegno a quella coppia per servire il Signore. E nel verso 28 dice, così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi, come se amassero il loro proprio corpo. Dice poi, chi ama la propria moglie ama se stesso. Forse alcuni di voi si odiano? Voi odiate voi stessi, odiate il vostro corpo e siccome odiate il vostro corpo allora dite mi taglierò un braccio perché non lo voglio, mi taglierò un piede perché non lo voglio. Quando noi invece ci amiamo non vogliamo nemmeno che ci pungano o che ci facciano un'iniezione perché tante persone per esempio hanno paura del lago e sentono dolore durante l'iniezione questo significa che amiamo il nostro corpo e non vogliamo che nessuno ci faccia del male né che sentiamo dolore non vogliamo sentire freddo non vogliamo sentire caldo non vogliamo sentire la fame vogliamo essere e sentirci soddisfatti perché amiamo il nostro corpo allora io voglio essere completo non voglio sentire nessun dolore non voglio che mi faccia male la testa perché mi amo e voglio star bene. Quando qualcuno si ammala, per esempio, di un cancro, diventa triste e dice: Ho oh, un cancro, è doloroso. Non voglio sentire questo dolore perché? perché ama il proprio corpo. Allora, qui dice che chi ama se stesso deve anche amare. La propria moglie. Che paragone bello. È un bel paragone che ci lascia il Signore attraverso l'Apostolo Paolo, che dice che l'uomo deve amare la propria moglie come se stesso. Infatti, noi diventiamo tristi quando vediamo che le coppie si vogliono separare o vogliono divorziare. Queste coppie che non si comprendono mutuamente, non si capiscono. Se poi ci sono dei bambini, è ancora più doloroso perché i bambini soffrono. I bambini amano i loro genitori, amano il papà e amano la mamma. Ai bambini piace che il papà e la mamma stiano sempre insieme. E queste coppie che non pensano nei figli, ma che pensano, il proprio benessere, i propri benefici, il proprio star bene. Queste coppie a volte non pensano, non analizzano, e quando c'è un'incomprensione c'è la minaccia del divorzio. Se tu non fai come io voglio, allora divorziamo o viceversa. Io non voglio fare le cose che tu mi chiedi di fare, pertanto divorziamo, quella è l'unica soluzione. Dicono così e Dio diventa molto triste perché così facendo non compiacciamo il Signore, non lo onoriamo ed è molto triste quando ci sono di mezzo i bambini. Noi quindi dobbiamo chiedere al Signore sapienza, forza di volontà, comprensione, intelligenza. Cosicché possiamo resistere nei momenti difficili e poter compiacere il Signore e al nostro prossimo. E in questo caso il nostro prossimo è il marito o la moglie. Perciò ringraziamo Dio per i Suoi insegnamenti. Per terminare, dice nel verso 29. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, questo è vero, ma la nutre e la cura teneramente, e anche questo è vero, noi ci prendiamo cura di noi stessi, curiamo la nostra salute, cerchiamo che non ci accadano degli incidenti, e questo deve fare una coppia, amarsi e prendersi cura reciprocamente l'uno dell'altra, come anche il Signore fa con la Chiesa. Trenta, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Dio ha dato un insegnamento molto bello già dall'inizio e lo ha dato questo insegnamento ad Adamo ed Eva, dicendo loro che l'uomo. Lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla propria moglie e i due saranno una sola carne, non un solo spirito: è una cosa a parte, quella. Non un solo spirito, bensì una sola carne. Quando dice una sola carne, significa che se la moglie sta soffrendo, anche il marito deve soffrire con lei, ma aiutandola ad uscire dalla sofferenza, viceversa. Se lui, il marito, soffre o gli manca qualcosa nella sua vita, la moglie deve supplire a quella mancanza per amore. Questo significa vivere in una sola carne, vuol dire che entrambi soffrono e sentono le stesse cose, si mettono d'accordo in tutto, si amano e l'uno si occupa dell'altra, l'uno si preoccupa per l'altra e viceversa. Questo significa essere una sola carne, che sentono il dolore reciproco, la tristezza reciproca o anche la felicità. Questo significa vivere in una sola carne, perché entrambi hanno una personalità distinta, ma insieme devono lottare come una sola persona. Per compiacersi, reciprocamente e principalmente per compiacere Dio. Questo è quello che Dio vuole. Il Signore vuole che tutti quanti noi, che stiamo conoscendo questa via meravigliosa, vuole che noi viviamo e pratichiamo questi insegnamenti. E così possiamo dire che siamo figli di Dio. Figli di Dio, gloria a Dio. L'onore e la gloria siano per il nostro Dio, per Gesù Cristo, tuo Figlio amato. Grazie mille, grazie mille miei cari fratelli e sorelle, per eh, ascoltare, per essere qui. E adesso iniziamo con le vostre domande. Buon pomeriggio, sorella Maria Luisa. Grazie per la sua grande visita qui in Giappone. Ho due domande. Una di natura personale. Ho visto una visione con il Signore. E che mi ha preparato un marito per me, un figlio di Dio. Un'altra profezia, il Signore mi ha detto che avrebbe, mi avrebbe dato un marito. Però lei non si è sposata? È difficile distinguere come Dio ci guida e comprendere una visione e per vedere la realizzazione di questa promessa e comprendere se è del Signore. Questa profezia e questa visione non si è compiuta. Al momento non ho visto il compimento della promessa e come posso comprendere se è del Signore. Bene, non si preoccupi tanto per capire se proviene da Dio questa cosa oppure no semplicemente lei deve avere fiducia nel Signore pregare e chiedere a Dio che lei desidera realizzarsi nella sua vita desidera sposarsi e che quindi sia Dio a provvedere quando sia la volontà di Dio però lei chieda chieda al Signore in preghiera e in qualsiasi giorno il Signore le darà una risposta. A volte il Signore risponde tramite sogni oppure tramite la profezia. Per ora lei legga la Bibbia, preghi il Signore e chieda a Dio di ricevere la sua benedizione sentimentale. L'altra domanda riguarda la Bibbia. プロヴェル昼の娘は2人、その名はあいよといよ、くとのは3つ、十分だとものはつ。この所の最初の部分の昼の娘は人、その名はいよといよ、くとものはつ、れがどういうていただますか ha ah, due figlie che dicono dammi dammi ci sono tre cose che non si saziano mai anzi quattro lei non comprende per, di queste due figlie e queste tre cose che non si saziano mai la sanguisuga quando si attacca alla pelle di una persona succhia il sangue allora questo animale non si sazia mai, e dice infatti il proverbista nel verso 15, la sanguisuga ha due figlie, che dicono dammi, dammi. Perciò significa che queste due figlie non si saziano mai del sangue che stanno succhiando. Può essere il sangue di una persona oppure il sangue di un animale, una mucca, un cavallo. Poi dice che, secondo questa esperienza, che accade appunto alla Sanguisuga. Dice ci sono tre cose che non si saziano mai. E anche qui fa un paragone. E dice che nella vita reale c'è qualcosa che si paragona alla Sanguisuga, che è lo sheol o il sepolcro. Infatti, il sepolcro dice non si sazia mai di ricevere i corpi morti, non si sazia vuol dire. E si apre un fosso all'interno si pone una persona morta e poi lo sceolo di nuovo si riapre per ricevere un altro corpo morto e così successivamente si formano delle fosse profonde per ricevere questi corpi morti e lo sceolo non dirà mai basta poi dice ancora nel verso 16 il grembo sterile di una donna non si stanca di desiderare figli, magari si ammala pure, ma il grembo sterile non smette mai di desiderare figli nell'antichità la donna aveva tanti figli fino ad arrivare anche ad un numero di 20 perché il grembo sterile non si sazia mai. Infatti, una donna è idonea a concepire a generare, si dice, a concepire e poi dice la terra che non si sazia di acqua e il fuoco non dice mai basta. Anche il fuoco non dice mai basta. E questo è vero, perché quando c'è un incendio il fuoco non si spegne da solo. Bisogna spegnerlo con l'acqua, perché altrimenti il fuoco divampa. E continua a propagarsi perché c'è come una specie di allegria in quel fuoco che continua a bruciare e non si sazia, non si ferma, non si arresta. E la terra, quando è arida, per esempio il deserto, quando arriva quell'acqua nel deserto, quella terra arida non si sazia mai e vuole ricevere continuamente l'acqua. Questi furono i ragionamenti del re Salomone. Infatti, Dio faceva riflettere, analizzare, pensare Salomone. Infatti, lui si dedicava agli alimenti della natura, come animali oppure come gli esseri vegetali. Salomone osservava tutto questo, tutto ciò che aveva di fronte. Quando Salomone faceva questi ragionamenti... Non erano per dire che esiste qualcosa di buono e qualcosa di cattivo, era semplicemente per dimostrare o analizzare le cose che stavano accadendo intorno a lui, nella vita quotidiana. Cose che accadevano nella vita degli esseri umani, nella vita degli esseri viventi in generale, sia che siano animali o vegetali, e che le cose quindi seguivano un loro proprio ciclo. Tutto inizia e tutto termina e poi si riparte nuovamente dall'inizio. Questo fu quello che il re Salomone voleva insegnare attraverso quei ragionamenti e attraverso quello che lui osservava. Osservava la vita quotidiana e osservava anche l'universo. Alcune cose servono anche a noi oggigiorno come degli esempi, come degli insegnamenti per la nostra vita. Altre cose ci servono per riflettere, per ragionare. Noi non è che ci mettiamo ad osservare la vita di una rana e guardiamo come vive una rana 24 ore al giorno, cosa fa la rana, cosa mangia. Sì, magari lo possiamo fare, ma abbiamo tante altre cose più importanti da fare nella vita. Certo, Salomone... Ha descritto tante cose, noi lo ringraziamo, le leggeremo e sarà più che sufficiente. Ora noi oggi ragioniamo nelle cose del Signore, ragioniamo nella dottrina del Signore, osserviamo il mondo, sì, osserviamo la gente, osserviamo le cose belle e brutte che fanno e ci allontaniamo dal male, facciamo il bene. Questi sono i nostri ragionamenti d'oggi con il nostro Dio. Bene, andiamo avanti.

La sua domanda si trova nel libro di Isaia 54. Sono 54 donna single, sepolta, non siete nate, 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 the nate, siete nate, siete nate, the children of the, married woman, says the Lord. Giubila o oh, sterile che non partorivi, prorompi in grida di gioia e rallegrati tu che non provavi d'oglie di parto, poiché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata, dice l'Eterno. <totipotente> Um, I, I, my question is: I would like to ask if you can expound on the verse and explain to us uh, who is the barren woman and the children of the desolate and the, and the children of the married woman. And uh, there are a lot of blessings in uh, Isaiah 54. Sorella, La Mia Domanda riguarda questo verso. Perciò vorrei che ci insegnasse chi era la donna con dolle di parto e chi era la desolata, poi chi era la maritata. Bene, parleremo della parte fisica, materiale. La sterile era Sara, la moglie di Abramo. Lei era la sterile. Sara, la moglie di Abramo, quindi era la donna sterile mentre Agar era la concubina o potremmo dire l'altra moglie di Abramo e Agar diede un figlio ad Abramo che si chiamò Ismaele queste due donne Sara e Agar vissero delle esperienze permesse da Dio per simboleggiare la chiesa del Signore per questo dice, giubila, o sterile. Significa, giubila, o Sara. Tu non puoi avere figli, ma in realtà li avrai. E in effetti ebbe suo figlio Isacco. E da Isacco proviene Giacobbe. E Giacobbe fu il prototipo del Signore Gesù Cristo. Poi dice, prorompi in grida di gioia e rallegrati. Tu che non portavi doglie di parto, la stessa Sara, ma Sara era il prototipo o il simbolo della Chiesa del Signore. E dice che in futuro i figli della sterile, della desolata, che è la stessa sterile, quindi che è la stessa Sara, in futuro i figli della desolata, i figli di Sara, i figli della sterile, saranno più numerosi dei figli della maritata, cioè di Agar. Quindi simbolicamente Sara ebbe più figli, che sono i credenti nel Signore, sono i figli di Dio, mentre Agar, che era la concubina, non era sterile, ebbe un figlio chiamato Ismaele. Ma Dio non volle che da Ismaele provenisse il popolo di Israele, perché Ismaele rappresentava simbolicamente quel popolo di Israele fisico, un popolo di Israele che perse il titolo di essere quel popolo prediletto dal Signore, perse il titolo di essere quel popolo scelto. Infatti quel popolo ebbe una fine dopo che il Signore Gesù Cristo ascese al cielo. In quel momento... Il popolo di Israele terminò di esistere e quel popolo di Israele venne rappresentato da Ismaele, figlio di Agar, che non era sterile, mentre Sara rappresentava la Chiesa, era il prototipo della Chiesa e Sara avrebbe avuto tanti figli e i figli sono i credenti nel Signore Gesù Cristo. Signore Gesù dice che la sua Chiesa sarà formata da gente di tante nazioni, il cui numero non si potrà contare proprio come le stelle del cielo o come la sabbia del mare. Diceva così ad Abramo, diceva ad Abramo la tua discendenza sarà numerosa. E quella promessa si è compiuta. E infatti questo verso dice, giubila o sterile che non partorivi, prorompi in grida di gioia e rallegrati. Tu che non portavi doglia di parto, poiché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata, dice l'Eterno. Quindi saranno più numerosi i figli della desolata Sara rispetto ai figli della maritata Agar, verso la quale Sara provava gelosia. Noi quindi abbiamo una madre della fede, che è Sara. E un padre della fede che è Abramo. Loro, Sara e Abramo, furono i primi ad avere fede e a credere nel Signore. Ecco perché si dice che noi proveniamo da questa famiglia della fede. Mm. Andiamo avanti. Bene, sorella, Dio la benedica. Eh, sì. Vabbè, è

Sei anni fa il Signore mi ha detto che avrei incontrato la sorella Maria Luisa. Ho lavorato in Colombia quattro mesi, non l'ho mai vista, però oggi, grazie a Dio, la vedo qui nel paese d'origine. Eh, Ho due domande, sorella Maria Luisa. Così dico. Sì. A volte sono cosciente di fare cose che non piacciono al Signore, a volte mi sento stanco e non ho il tempo per leggere la Bibbia.

Quando non ha tanta forza di venire in chiesa, cosa può fare in casa? A casa? Lei legge i salmi? I salmi sono delle preghiere per Dio. E quando lei legge, lo faccia con tutto il cuore e ringrazi Dio e Dio le insegnerà a pregare. Grazie, sorella. Buonasera, sorella. Benvenuta lei e i suoi accompagnatori. Fratello Carlo Salverto Vaena e la sua famiglia. Benvenuti, siamo molto felici di averli qui e ringraziamo il Signore che ascoltò le nostre preghiere. Speravamo la vostra visita. Sorella, grazie per l'insegnamento riguardo al matrimonio. Tuttavia vorrei aggiungere qualcosa e leggerò in prima di Pietro, capitolo 3. Sì, lega pure sorella. Verso 7: non ti amici, sanziona, non ha senso di dire che il buonissimo secolo. Similmente, voi, mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come il vaso più debole, e onoratele perché sono coeredi con voi dalla grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Sorella, lei ci aveva insegnato che l'uomo. È colui che mette l'amore nel rapporto di una coppia per quanto riguarda il matrimonio in chiesa. Ma ho sentito in alcuni uomini e anche fratelli della chiesa che dicono di no, che l'amore deve essere reciproco. Quanto è vero tutto questo? Sì, entrambi è reciproco. L'amore è reciproco, il rispetto è reciproco, l'ubbidienza, la comprensione, mettersi d'accordo. Proviene da entrambe le parti e amarsi reciprocamente. Per questo, dicevo prima: a chi piacerebbe che gli tagliassero un braccio farebbe male, e invece, una persona vuole sentirsi bene e allo stesso modo deve far sentire bene la propria moglie o il proprio marito, o il proprio coniuge, pertanto, darsi mutuamente rispetto, dialogare, comprendersi, mettersi d'accordo e così andiamo avanti.

Beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli. Qui parla dei poveri in spirito, vuol dire le persone umili che non hanno tanta conoscenza del Signore. Che cosa vuol dire essere poveri in spirito? Bene. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Sono le persone umili, semplici, che accettano Dio, che accettano la dottrina quando le viene loro insegnata, oppure quando si parla loro della via del Signore, queste persone accettano e credono. Questi sono i beati, i poveri in spirito. Perché? In questo verso il ricco è l'arrogante, è l'orgoglioso, è il ribelle, che crede di sapere tutto e che non ha bisogno di Dio. Una persona che pensa di essere ricca, una persona che pensa di bastare a se stessa. Mentre il povero in spirito è una persona umile, che quando seppe di Dio accettò e disse. Continuerò questa via perché? Perché mi piace, mi piace leggere la Bibbia, voglio imparare le cose di Dio, voglio amare Dio, voglio fare la sua volontà, voglio compiacerlo. Questo fa una persona povera in spirito che ha conosciuto Dio e che lo ha accettato. Bene. Però c'è anche un altro insegnamento in un'altra parte della Bibbia. Quando dice che noi non dobbiamo essere poveri in senso spirituale perché quando siamo nella via del Signore noi non dobbiamo stancarci anzi dobbiamo crescere dobbiamo maturare nella dottrina dobbiamo maturare nella conoscenza di Dio avanzare non essere sempre dei bambini ma adulti nel nostro modo di pensare maturi perché se noi essendo già dei credenti, battezzati in acqua, battezzati con lo Spirito Santo, con i doni spirituali, e non ci preoccupiamo mai di imparare la dottrina, né per maturare, né comportarci come delle persone mature nel modo di pensare, allora Dio ci direbbe, se noi fossimo così, sei povero in spirito. Cosa ti succede? Devi crescere? Devi maturare? Perché c'è tanta povertà in te, povertà spirituale, facendo capire che tu non ti stai preoccupando della dottrina, non ti preoccupi di maturare come credente. Perciò, come possiamo vedere, non bisogna confondere queste due povertà. Una è la povertà di essere poveri in spirito e cioè di essere semplici e di accettare le cose di Dio. Ma quando poi noi conosciamo Dio, se noi continuiamo ad essere poveri spiritualmente, vuol dire che non ci preoccupiamo di maturare nella nostra vita spirituale. Quindi sono due momenti di povertà. Ripeto, Dio mi direbbe, dopo averlo conosciuto, tu continui a camminare in povertà spirituale, tu devi essere ricco. Ma non di denaro, ricco nello spirito, oppure ricco nella conoscenza della dottrina, ricco in, nei valori che Dio ti dà, nelle virtù che Dio dà, nelle qualità che Dio dà, ricco in tutto questo. Bene, non dimentichiamoci di questo concetto. Andiamo avanti.

Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, ed avvia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul vestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che si strisciano sulla terra. Sì, sorella. Sorella. So, lei ieri ci insegnava che eh, non era peccato mangiare carne e che potevamo mangiare tutti gli animali che vogliamo, ma la mia domanda è cosa significa quando dice abbia dominio? La parola dominio... Quando si levano gli animali per il consumo degli esseri umani, loro vivono rinchiusi, senza vedere la luce del sole, in brutte condizioni. Ed è a causa della nostra domanda di carne. Quindi, sorella, fino a che punto possiamo noi usare questo dominio sugli animali? Sì. Sì. Vediamo, infatti, come l'essere umano domini sugli esseri animali e Dio lo ha permesso così. Non possiamo mettere in discussione le decisioni del Signore perché lo ha fatto, solo Lui lo sa perché. Lui ha detto che l'essere umano avrà dominio sugli animali, padroneggerà su di loro, signoreggerà su di loro. Oggi c'è una grande polemica a livello universale e c'è tanta gente che dice voglio diventare vegetariana. Perché mi dispiace per quegli animali sacrificati. Sicuramente hanno ragione, ma dall'altro lato Dio ha detto, io vi do gli animali per alimentarvi, piante, vegetali, frumento per alimentarvi. Però poi certo l'essere umano, siccome ha corrotto la sua anima, il suo essere, perché si è allontanato da Dio, e allontanandosi da Dio allora l'essere umano è diventato una persona senza pietà fino a sacrificare gli animali in un modo brutale. Gli animali dovrebbero essere sacrificati in un modo che essi non soffrissero e che non sentissero tanto dolore. Questo sarebbe il modo corretto di sacrificare gli animali. E io sarei d'accordo con questo, di sacrificare l'animale per il consumo e per il nutrimento dell'essere umano, ma non in un modo brutale. Ma l'uomo... Senza Dio si è inventato il modo più veloce per sacrificare un animale e allora gli animali soffrono. Beh, forse la tecnologia che sta avanzando così tanto si può inventare qualcosa per non far soffrire l'animale mentre è sacrificato. Questo lo lasciamo alla tecnologia. Bene. L'altra domanda si trova nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 4, verso 2. Sì. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminiamo con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Qui sta parlando l'Apostolo Paolo, sta parlando dell'Apostolato. E dice: Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna. Non camminando con astuzia, qui sta parlando Paolo, di se stesso e degli altri Apostoli, dice né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi Apostoli, alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Questo verso vuol dire che gli Apostoli, compreso Paolo, hanno rinunziato ai sotterfugi dei peccati. Non camminando con astuzia, non falsificando la parola di Dio, ma camminando col Signore. Quindi gli Apostoli hanno dovuto allontanarsi da tanti peccati, da tante usanze che c'erano nel mondo. Ma gli Apostoli, dopo aver conosciuto il Vangelo, erano dei predicatori. E in qualità di predicatori e di apostoli dovevano allontanarsi da tutto il male, da tutte le cose che producevano vergogna, dai peccati, per poter dare esempio affinché ricevessero il sostegno di Dio, così che predicare quel Vangelo che Dio aveva loro raccomandato di predicare. Quindi gli apostoli avevano iniziato quel lavoro meraviglioso di formare la Chiesa del Signore. Sì. Sorella, benvenuta in Giappone, grazie per venire. La mia domanda si trova in Genesi capitolo 3 verso 16. Sì. Nello specifico quando dice che la donna soffrirà doglie di parto. Sì. E alla fine dice che l'uomo, in giapponese è scritto controllare, ma qui è scritto egli dominerà su di te. Allora la mia domanda è, nel mio lavoro mi piacerebbe lavorare nell'ambito di potenziamento delle donne, aiutandole e sostenendole. Qui vediamo che il Signore ha castigato le donne per il peccato che commise Eva. Allora io mi sento che vado contro il castigo che Dio ci diede. Diciamo per evitare il dolore o le sofferenze? No, ad esempio, ci sono diverse donne vittime di violenza domestica. Ah, no, questa è una cosa diversa. Dio ha castigato la donna con doglie di parto, quindi con sofferenza per dare alla luce un figlio. Questo fu il castigo di Dio verso la donna. Tu partorirai i tuoi figli con doglie. Oggigiorno la medicina e anche la tecnologia sono avanzate così tanto che a volte le donne non sentono così tanta sofferenza perché esistono dei provvedimenti per sentire meno dolore. Tuttavia il dolore continua ad esistere perché la sofferenza o il dolore del parto non può essere tolto al 100% perché questo fu un castigo di Dio. Per il resto, quello che dice la sorella riguardo alla violenza su una donna è un altro discorso. Gli uomini e le donne che non conoscono Dio si lasciano trasportare dai loro istinti e a motivo delle incomprensioni... E anche a motivo del diavolo, perché il diavolo sta lavorando nel mondo, il diavolo possiede le persone e il diavolo fa in modo che non ci sia comprensione in una coppia e che l'uomo si riempia di ira, si riempia così tanto di rabbia che maltratta la sua donna, o in altri casi può essere anche la donna che maltratta il proprio marito. Ma questo è causato dal diavolo che fa tutto questo lavoro nel mondo, nella gente che non conosce Dio, che non ha Dio nella propria vita. Noi che conosciamo Dio facciamo attenzione a queste cose e siamo lontane da queste cose, perché noi abbiamo fiducia in Dio e la preghiera ci aiuta affinché la nostra vita sia diversa e non ci sia violenza nella nostra vita, non ci siano questi accadimenti così gravi Nella vita di una persona bene noi viviamo felici col Signore da questo punto di vista bene Andiamo avanti Buonasera Sorella Maria Luisa che il Signore la benedica I'm from the Philippines Church of the Philippines We would really really appreciate it if you visit our church in the Philippines soon and I if you permit me I would like to ask a Buonasera, sorella Maria Luisa, vengo dalle Filippine e le faccio un caloroso invito alla Chiesa del... nelle Filippine. Uh, my is from Job, one, verse six, La mia domanda si trova si. in Giobbe, capitolo 1, verso 6 e 7. Posso leggere? Sì, sì, fratello. Verso 6. Un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno. E in mezzo a loro andò anche Satana. L'Eterno disse a Satana, da dove vieni? Satana rispose all'Eterno e disse, dall'andare avanti e indietro sulla terra e dal percorrere su e giù. Ora leggerò la prima epistola ai Corinzi, capitolo.

To another, the word of knowledge through the same Spirit; to another. to another, faith by the same Spirit; to another, gifts of healings by the same Spirit; to another, the working of miracles; to another, prophecy; to another, discerning of spirits; to another, different kinds of tongues; to another, the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. Verso 10. Ha un altro potere di compiere opere potenti, ha un altro profezia, ha un altro discernimento degli spiriti, ha un altro diversità di lingue, ha un altro l'interpretazione delle lingue. or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Particularly on verse 10. To another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another interpretation of tongues. Sorella, la mia domanda si trova nel verso 10, quando dice a un altro potere di compiere opere potenti, a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a altro diversità di lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Just, 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 Uh, as the first question uh, in, first, in job chapter one, it is connected to uh, first Corinthians chapter twelve verse ten. My question is during the time in Job chapter one, Satan was still uh, there was the sons of man gathered and Satan was there and so now my question is what about the gift of discerning of spirits? Prima abbiamo letto nel capitolo di Giobbe... Quando Satana si presenta davanti all'Eterno. Perciò, sorella, la mia domanda riguarda il discernimento degli spiriti. So how do we, if we have the gifts of discernment of spirits, are we able to discern if there are uh, evil spirits or the enemy within, I mean, around around us? sapete quando qui are gathered let's say for example like during this gathering Satan was among us among us and see, in the now gathering what they, can we discern if somebody who has evil spirit come inside the church abbiamo letto che Satana si è presentato davanti all'Eterno quando erano tutti i suoi figli riuniti perciò la mia domanda è noi con il discernimento degli spiriti quando siamo riuniti come chiesa e arriva una persona con degli spiriti noi come possiamo discernere per capire se è il diavolo che si trova in mezzo a noi il discernimento degli spiriti è un dono che il Signore dà. Ma questo dono prevede che si discerni uno spirito che c'è in una persona. Ma è un processo, non è momentaneo o istantaneo. Per esempio, arriva una persona e chi ha il dono del discernimento scopre già che spirito ha quella persona. No, ci vuole del tempo. Infatti, quando le persone vanno in chiesa, cominciano a riunirsi. Poco a poco quegli spiriti cominciano a manifestarsi. Allora il pastore o il predicatore o coloro che hanno il dono della profezia individuano e analizzano gli spiriti di quelle persone o di quella persona. Allora chi ha il dono delle imposizioni delle mani comincia a imporre le mani a quella persona che ha brutti spiriti affinché venga liberata. Ci sono degli spiriti però che sono molto forti, sono all'interno di una persona e sono spiriti così forti che si vedono immediatamente. Per esempio, quelle persone che soffrono della sindrome di Down. Quello è uno spirito che c'è in loro. Oppure le persone che sono schizofreniche hanno degli spiriti in sé. Quindi questi spiriti così forti sono facilmente individuabili perché sono evidenti, però ci sono altri spiriti nelle persone che si individuano con il tempo, come per esempio l'ira. Una persona può avere uno spirito di ira in sé, oppure può avere uno spirito di menzogna, uno spirito di pigrizia, uno spirito di, di ingannare uno spirito di vociferare, uno spirito di dire parolacce. Quindi ci sono tanti tipi di spiriti e questi spiriti si manifestano in una persona nella misura in cui quella persona assiste alla Chiesa. In alcuni casi Dio libera quelle persone, in altri casi quelle persone continuano a vivere con quegli spiriti. Perché il fatto importante è che una persona deve fare la sua parte credendo in Dio, avendo fiducia in Dio, affinché venga liberata più velocemente. Per questo in chiesa si fa le imposizioni delle mani, per questo motivo, affinché le persone si liberino da quegli brutti spiriti. Yeah. Yeah. Buon pomeriggio, sorella Maria Luisa. Una domanda: sono nata il 31 ottobre, e questo vuol dire che sono nata in un dia malvagio? Diciamo che lei è nata il 31 di ottobre, il giorno di Halloween. Non faccia attenzione a queste cose, sono pure invenzioni del mondo. Le feste, poi cos'altro? Sì, sono tutte invenzioni, sono superstizioni che alcuni paesi si inventano, ma lei non dia importanza a tutte quelle cose, non si preoccupi. Lei compie gli anni il 31 di ottobre e il 31 di ottobre è un altro giorno in cui lei sta con Dio e Dio la benedirà. Dio starà con lei, non si preoccupi per il resto. Vada avanti. Confidi nel Signore. <ride> Grazie, sorella. Buonasera, sorella Maria Luisa. Sorella, ho una domanda della Bibbia. E si trova nel Salmo 19? Sì, nel 19. Verso 7. Sì, sorella, può leggere. Dice, la legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima, la testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio il semplice. Set, set. Sorella, io ricordo che lei, in uno studio biblico, parlava della vera conversione. E ho avuto sempre questo nel cuore. Perciò mi sono detta, la prossima volta che vedrò la sorella, le farò questa domanda. Cosa è la vera conversione? Convertirsi a Dio? La vera conversione? Lei ha letto il verso 7 del Salmo 19 che dice, La legge dell'Eterno è perfetta. Essa ristora l'anima. La testimonianza che la stessa legge dell'Eterno è verace e rende savio il semplice o all'umile di cuore. Il semplice o l'umile, cioè colui o colei che fa attenzione alle cose di Dio e vuole seguire la via del Signore. Convertirsi a Dio significa aprire o disporre il cuore per Dio e... Desiderare di credere nel Signore, fare la Sua volontà, compiacerlo, sforzarsi per cambiare e abbandonare le cose brutte per compiacere il Signore. Questo significa convertirsi a Dio. Sacrificare quindi la nostra carne. Sacrifichiamo le nostre voglie, le nostre voglie carnali o i nostri istinti. E così, con piacere, il Signore. Da quel momento in poi io comincio a convertirmi al Signore. E quando io mi converto, allora il Signore comincia a benedirmi e a darmi del suo Spirito. Perciò, vada avanti. Perché l'esperienza spirituale che lei ha avuto, significa che il Signore ha iniziato a lavorare nella sua vita e nel suo cuore l'aiuterà. Affinché lei si converta a Dio veramente. Dio le benedica. E adesso preghiamo il Signore. Preghiamo Dio. Ma cantiamo un coro prima della nostra preghiera. Cantiamo quel coro che dice, questa è la Chiesa del Signore. Non so se i fratelli giapponesi e le sorelle giapponesi vogliono venire qui davanti. A cantare al Signore il coro che dice questa è la Chiesa del Signore. <totiposan> Ora ora sì, sia nostro Dio. Adesso preghiamo il nostro Signore e gli diciamo questa sera che lo ringraziamo. Padre Celeste, eterno Dio, ti ringraziamo Signore. Siamo davanti alla tua presenza e ti cantiamo con il cuore, ti cantiamo con tanta allegria, ti cantiamo in lingue diverse, ma tu capisci tutte le lingue del mondo perché tu, Signore, ci hai creati perché siamo opera delle tue mani e siamo tue creature e noi siamo molto felici, Signore, per aver conosciuto questa via meravigliosa. Che bello, Signore, è la tua via. Che bello seguire la via della perfezione. Grazie Padre Santo. E quest'oggi, Signore. Ti chiedo di stendere la tua mano poderosa su ogni uomo e su ogni donna, ogni bambino, bambina, su tutti gli anziani di qualsiasi età. Stendi la tua mano e benedicili con le tue benedizioni, dando loro salute, guarigioni, facendo miracoli e segni, permettendo che ciascuno si converta a te, che ciascuno... Cerchi la tua via e che desiderino fare la tua volontà. Che tu, Signore, li possa liberare, purificare e spezzare tutte quelle catene e tutti quegli impedimenti, tutta quell'opera del maligno. Liberali tutti quanti. Benedicili, Signore. Benedici questo paese. Perché, Signore, in questo paese tu hai posto il tuo sguardo. Perché tu qui hai visto dei cuori disposti per te, dei cuori che vogliono seguire la tua via. Tu hai posto il tuo sguardo su di loro e stai facendo innamorare tanti, Padre Santo. Benedici tutti coloro che ti cercano, che ti cercano in qualsiasi paese del mondo. Benedici coloro che ti supplicano, che ti implorano, che ti chiedono misericordia. Signore, benedici spiritualmente e materialmente, benedici tutti coloro che confidano in Te, Padre. Falli prosperare, Signore, nella loro vita e concedi le richieste dei loro cuori. Benedici tutti quanti con le tue benedizioni, grazie, Padre, nel nome glorioso di Gesù Cristo, tuo Figlio amato. Benedici, Signore, tutti i fratelli e tutte le sorelle di questa città, qui a Tokyo, in Giappone e benedici anche tutti coloro che ci vedranno attraverso il video che tu li benedica grandemente dando loro trionfi spirituali e materiali grazie Padre nel nome di Gesù di Nazareth benedetto e dato il tuo Toma nome Toma per favore mi mano Signor contigo fiero, con sangue Grazie, Padre Santo, nel nome di Gesù, gloria a Dio. Grazie, Dio vi benedica. Dio vi benedica. Vi amo nel Signore. Grazie mille, grazie mille, fratelli e sorelle. Desidero che Dio mi permetta di tornare nuovamente qui e anche presto. Grazie mille, Dio vi benedica. Grazie a tutti i fratelli e le sorelle.